Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a un nuovo episodio, quindi un nuovo appuntamento con Amarcord. Siamo nel vecchio mondo, stiamo percorrendo la strada d'avorio e torniamo insieme a voi con Ruben Kite, che scrive il suo diario di questa esperienza nei regni degli ogri. 21 Sommerzeit dell'anno di Nostro Signore Sigmar 2502. Per le braghe del buon Sigmar! Ce la siamo vista brutta. I goblin di collina sanno essere pericolosi quanto un ratto chiuso nell'angolo quando si riuniscono numerosi, specialmente se attorno si trovano cose interessanti e non ci sono ogri nelle vicinanze. Vi ricordate, se non ve lo ricordate ve lo dico io, nella puntata precedente c'erano il capo della spedizione dei sei ogri che gli faceva da scorta a questo cartografo imperiale, che praticamente a un bivio si sono messi a litigare su quale strada prendere. Siccome non trovavano un accordo, si sono allontanati per discutere, tendenzialmente si presa mano in faccia, e nel frattempo però qualcuno, notando i poveri nostri umani sguarniti da soli senza le loro guardie del corpo, qualcuno con la pelle verde e le manine agili ha colto l'opportunità per andare a snasare, e quindi in questo momento, da quanto ci sta dicendo, mi sa che hanno subito un attacco, ma andiamo a vedere. Come adesso, per esempio, riesco a intravedere le guardie mercenarie che scompaiono per darsene di santa ragione seguendo un rituale primitivo ogni volta che si trovano in disaccordo. Come risultato abbiamo perso ottimi uomini. Il problema è dare voce a tale dispiacere a un enorme bruto perfettamente in grado di trovarsi un incarico alternativo nella regione senza farsi spaccare la testa. Pensandoci bene, credo che rimarrò tranquillo. Il terreno attorno a noi è cosparso di cadaveri e gnoblar martoriati, poiché al tramonto gli ogri che avevamo assunto per proteggere la carovana si sono diretti lungo il versante della montagna per risolvere una disputa triviale. Praticamente subito dopo, una sessantina abbondante di gnoblar è spuntata fuori dalle fenditure e dai nascondigli delle rocce con l'intenzione di saccheggiare la nostra carovana e scappare con alcuni oggetti di prima scelta con i quali alimentare la loro economia fondata sul baratto. Furto, direi, più che baratto in questo senso. Direi che la coincidenza di tali eventi è estremamente sospetta, ma persino i relativamente intelligenti ogri mercenari farebbero molta fatica a coordinare un piano che includa un mucchio di goblin di qualsiasi genere. E questo è quello che pensi tu. In realtà l'ogre è molto intelligente. E così, soprattutto se parliamo di mercenari mangiauomini. E così abbiamo subito un'imboscata. Fortunatamente la carovana non difetta di guardie umane abbastanza affidabili e Frederick e i suoi uomini hanno opposto una splendida resistenza. La maggior parte degli gnoblar ha attaccato in una grande ondata, artigliando, mordendo e colpendo con armi improvvisate per poi ripiegare dopo aver subito alcune perdite. Alla fine era evidente che fosse una distrazione, per consentire ai loro compagni di strisciare sul lato opposto della carovana e agguantare quanto più bottino possibile mentre i primi si davano da fare a combattere. Quindi anche astuti questi gnoblar. Sapevo che se qualcuno fosse riuscito a penetrare nella zona del vivandiere se la sarebbe vista brutta, poiché è il territorio di Ergo, quindi abbiamo l'Halfling, ed è un'idea veramente pessima tentare di rubare il cibo a un Halfling. Dal canto mio, avrei liberato le denti a sciabola degli ogri se fossi stato certo che non si sarebbero limitati a saltarmi addosso. Quindi sono rimasto sul tetto della carovana e ho sparato qualche colpo con l'archibugio. Quindi, oltre che fighetta, il nostro buon Ruben è anche uno tosto. In fin dei conti, gli gnoblar non sono un problema per uno spadaccino imperiale, e così siamo riusciti a respingerli. Detto questo, diversi dei nostri hanno un forte mal di testa, hanno subito ferite gravi o addirittura sono privi di sensi a causa della quasi costante pioggia di proiettili acuminati che veniva scagliata sulle nostre teste durante l'attacco. Continuiamo a ritrovarne. Negli ultimi 5 minuti sono saltati fuori un teschio di gatto con una pietra dentro, un ferro di cavallo affilato e un fermacarte a forma di giglio che data l'incisione che reca un tempo apparteneva a un ambasciatore bretoniano.
Parlando di proiettili di spazzatura, l'elemento più sorprendente dell'assalto era la comparsa di una di quelle enormi bestie da soma, un rinocebue, che trainava un aggeggio di legno che sembrava dovesse cadere a pezzi da un momento all'altro. Il lanciarumenta, per chi se lo ricorda. Con un sonoro schiocco, parte della macchina è scattata in avanti, scagliando un nugolo di oggetti che ha attraversato l'aria nella nostra direzione. Quando sono caduti a terra, ho capito che si trattava di armi, spade, lance e lance da cavaliere. La gittata era corta, ma quando la strana macchina avesse aggiustato la mira, molto probabilmente ci saremmo ritrovati sotto un diluvio di lame arrugginite. Comunque not fun. Non mi sarebbe piaciuto, e così ho ordinato velocemente di preparare il cannone. Molte guardie erano impegnate a respingere gli assalitori dalle agili dita, ma il cannone è stato comunque approntato. E comunque mai troppo presto. Ci è caduta addosso un'altra salva di lame arrugginite e questa volta l'ha centrato il bersaglio. Ho visto una spada perforare il tetto di tela del carro su cui mi trovavo, piantandosi in un formaggio. Mentre una seconda aveva trafitto Josia, che sovrastava uno gnoblar pronto a tagliargli la gola. Ho visto una mezza lancia trapassare l'elmo di Carsen, conficcandoci nel cranio. Mi sa che non è andata bene. Ho visto il manico di un'accetta buttare a terra Tobias, e se fosse stato colpito dalla lama, questa gli avrebbe aperto il cranio come una mela. Il resto delle armi è rimbalzato sulle rocce del passo con un fragore simile a un terremoto in una forgia. A quel punto però il cannone era carico. Ringrazio ovviamente l'occhio di Olfric. Se la sua incredibile mira non fosse stata così accurata, avremmo dovuto subire un'alta grandinata di acciaio arrugginito. La palla di cannone è uscita con un ruggito spaventando molti gnoblar sul mio lato della carovana e si è piantata sulla macchina trainata dal rinocebue, scagliando in tutte le direzioni schegge di legno, immagino anche pezzi di gnoblar. Dopo la perdita dell'amata macchina da guerra, gli gnoblar se la sono filata, e vedi tu. Sono sicuro che al loro ritorno gli ogri considereranno l'intera faccenda come indegna della loro attenzione. Dopotutto, quali veri danni può causare un gruppo di goblin di collina ladri? E temo che Carsen e Josia conoscano la risposta, visto che ci hanno lasciato le penne. 22 Somerzeit. Questa montagna è troppo dannatamente scoscesa, l'aria è troppo dannatamente fredda, vi ricordo che è un fighetto, il cibo è troppo dannatamente scarso, anche la fauna è troppo dannatamente pericolosa e i nostri ogri sono troppo dannatamente stupidi per preoccuparsene. Questo è quello che pensi tu? Vado a letto prima che mi si ghiaccino le dita a cadano a terra. 27 Somerzeit. Onumi, è dura andare avanti. Tutti i beni della carovana continuano a scivolare indietro in una pila disordinata a causa dell'inclinazione dei passi, diciamo di montagna erta. L'unica consolazione in questa fredda mattinata è che abbiamo trovato il corpo di un gnoblar clandestino, presumibilmente lasciato indietro dopo il piccolo assalto 2 giorni fa. È stato schiacciato dal peso di una cassa piena d'oro e di monete di piombo dorato, anche noi esploratori d'altra parte abbiamo i nostri trucchi, che stava tentando di aprire. Ecco la ricompensa della cupidigia. Mi sento come se anche l'aria mi fosse nemica. Ogni respiro è come un getto di acqua gelata. Inoltre sembra contenere molto meno nutrimento per i polmoni della buona e onesta aria dell'impero. Anche Ergo concorda su tale particolare. Gli manca molto la contrada, poveretto. L'unica consolazione è in vista. Si tratta di un vero spettacolo. Possiamo vedere giù nelle vallate, dove un freddo nastro azzurro serpeggia tra il regno attraverso il quale ci stiamo spostando, quello della tribù dei pugni furiosi, altresì detti pugno irato, e quello della tribù dei pelle di ferro, che sembrano avere una reputazione terrificante. Il loro tiranno, il capo di una tribù di ogri, nome decisamente appropriato, va in guerra su un'enorme bestia meccanica, se credete a tali voci. Non riesco a comprendere come un ogre possegga la capacità di costruire una simile meraviglia. E che la costruisce? Se la fa costruire o la ciula. 28 Somerzeit. Oggi ci è stato fatto dono di una vista rara. Negli ultimi 2 giorni ci siamo fatti strada attraverso un leggero strato di neve e abbiamo dovuto fermare la carovana in diverse occasioni per liberare una ruota o spostare un masso. Fortunatamente i nostri ogre mercenari sembrano in grado di risolvere tali problemi, un dito nel naso anche probabilmente. Tuttavia, l'ultimo di questi ostacoli sembrava spuntare dalla bocca di una fessura. La caverna, incrostata da grandi ghiaccioli, era cosparsa all'esterno di molte ossa. E siccome aveva nevicato solo poche ore prima, ero ansioso di allontanarmi in tutta fretta. Tuttavia l'ostacolo in questione sembrava costruito apposta. Si trattava di un grande muro di massi e neve che Trug e i suoi ragazzi stavano spostando con fatica. Uno di essi ha ruggito per lo sforzo di scagliare un masso particolarmente grande giù per il fianco della montagna.
al quale è giunta una risposta dall'interno della caverna. Era un ruggito molto, molto più potente. Il cuore mi si è quasi fermato quando qualcosa che assomigliava a un orso, così come un lupo assomiglia a un cane da salotto, quindi puoi immaginare il chihuahua e un lupo. Ecco, immagina l'orso normale e l'orso che è uscito da quella caverna. Proporzioni. Ci è corso addosso calpestando la neve con enormi zampe artigliate. Aveva le mascelle spalancate e dalle fauci gli colava della spessa bava. Eravamo intrappolati. Alle spalle avevamo uno strapiombo e la carovana ci impediva ogni via di ritirata dall'apertura. Mi ci è voluto un po' per comprendere che non eravamo noi a essere intrappolati. Trug ha liberato le denti a sciabola che si sono gettate verso l'orso di caverna come fulmini dalla pelliccia fulva. L'orso si è alzato sulle zampe posteriori dando un colpo che se avesse centrato il bersaglio avrebbe spaccato in due le denti a sciabola. Ma così non è stato. Una denti a sciabola ha zannato la parte alta del ventre dell'orso, ricompensata da un fiotto di sangue e interiora. L'orso è balzato indietro con sorprendente agilità per una creatura così grande. Le denti a sciabola gli è corsa su per la schiena, lasciandogli sui fianchi, tipo Rey Mysterio praticamente, così, lasciandogli i segni degli artigli, e l'ha azzannato al collo come se stesse cercando di abbattere qualcosa delle dimensioni di un cavallo. Non ha funzionato. L'orso ha scosso la testa, violentemente ha scagliato la denti a sciabola nella neve, alzandosi di nuovo in piedi con le mascelle spalancate. C'è stato uno schiocco secco e una lancia uncinata si è piantata nel cranio dell'orso di caverna, spuntandogli grottescamente dalla mascella. L'arpione era legato a una robusta fune e il possessore, una figura nera ferma sul pendio sovrastante la fessura, ha strattonato con forza. Combinato con la spinta all'indietro dell'orso che si alzava, è bastato a buttare a terra supina la bestia. La creatura si è dimenata per un secondo prima che una lancia con la punta di selce, larga quanto una piccola quercia, gli trapassasse il morbido ventre. Ne è passata una seconda e una terza si è conficcata nel petto. Lentamente, molto lentamente, l'orso si è rialzato. Questa quanto doveva essere possente questa bestia. Per un istante ho pensato che nonostante tutto potesse sopravvivere e rinnovasse il terrificante assalto. Invece ha sollevato il petto, ha omesso un colpo di tosse, sputato sangue sulla neve, è caduto a terra, morto. La sagoma che aveva ucciso l'orso, un guerriero mostruoso ricoperto di pellicce, è scivolata lungo il fianco della montagna, percorrendo gli ultimi metri con un salto e atterrando sui piedi con un pesante tonfo. I ghiaccioli più vicini si sono spezzati e sono caduti a causa dell'impatto. Trug ha ruggito una sfida e si è fatto pesantemente avanti verso il nuovo arrivato coperto di cicatrici. Ho afferrato la fiasca immaginando di avere un posto in prima fila per un altro scontro di titani. Invece, mentre la figura si avvicinava, Trug ha allargato le braccia e i due si sono presi a testate. Saluto Ogre, gli eschimesi fanno col naso, gli Ogre accapate in testa. Ok. In una specie di rituale di benvenuto. Erano amici, le denti a sciabola sono corse dal cacciatore, questo è un cacciatore ogre quindi, e hanno iniziato a leccargli le mani. Come ho scoperto in seguito, le bestie erano sempre appartenute al cacciatore, aveva dato la caccia al grande orso per tutta la settimana passata e ci aveva usato come esca. Questo fatto ha tolto tutto lo smalto dall'incidente, ve l'assicuro. 29 Summerside. La nostra nuova conoscenza, che viene chiamato Jared, non è il suo nome originale, l'ha scelto ispirandosi a quello di un cacciatore antico, quindi anche poeta, filosofo, ci ha detto che ci stavamo addentrando troppo nel territorio della tribù dei Pugni Furiosi. Era un tipo molto taciturno e mi ha totalmente ignorato quando gli ho posto delle domande dirette. Che maleducato. Beh, immagino che non ci si possa aspettare una buona conversazione da un viaggio con degli ogri. Ormai non si torna più indietro, però. 30 Summerside. Oggi ho dovuto seppellire molte anime coraggiose. Abbiamo subito di nuovo un agguato, questa volta dagli ogri. Credetemi quando vi dico che è totalmente diverso dall'essere attaccati dagli Gnoblar. All'inizio abbiamo visto una dozzina di ogri venire nella nostra direzione e ci siamo rincuorati, poiché Trug ha mandato uno dei compagni Gnoblar del cacciatore in avanti per far sapere alla tribù che stavamo attraversando le loro terre. All'inizio abbiamo pensato che il gruppo di ogri ci desse il benvenuto, o almeno che venisse per commerciare. Non avremmo potuto sbagliarci di più. Mentre camminavano verso di noi, Trug ha gridato un benvenuto che pareva un ringhio. Stava accendendo una sorta di sigaro puzzolente, probabilmente per celebrare. Ma non ha avuto risposta al richiamo. Mentre gli ogri si avvicinavano con calma e sicurezza, abbiamo cominciato a sentire di più il freddo.
non rispondevano. Continuavano a marciare verso di noi. Erano veramente grossi, specialmente l'obeso bruto al centro, tutto pieghe di grasso e muscoli, che indossava un velo di maglia di ferro sulla testa corazzata. Avvicinandosi ho intravisto nel velo due rozze fessure per gli occhi. C'era qualcosa nel suo modo di incedere che non mi piaceva per nulla. Buttando al vento la cautela, ho dato l'allarme e riunito quei pochi soldati che avevamo a difesa della carovana. Abbiamo liberato il cannone, ma gli ogre si sono messi a correre. Hanno serrato i ranghi, praticamente calpestandosi a tagli di piedi a vicenda, mentre aumentavano l'andatura. Un muro di muscoli acciaio che ci avrebbe sicuramente colpito con la forza di un carro a vapore. Ho sparato contro uno dei bruti, colpendolo, ma credo di averlo fatto solo arrabbiare. Con il cuore in gola ho atteso fino all'ultimo istante e mi sono lanciato dal predellino oltre le teste degli ogri, riuscendo in qualche maniera a superarli. Questi hanno caricato, lui era sul carro, ha sparato, quando loro sono arrivati addosso li ha saltati per evitare di essere travolto. Forse la paura mi ha dato le ali. Non provo la minima vergogna nel dirvi che ero pietrificato. Il fragore, simile al fuoco di una batteria di cannoni, ha annunciato la morte della carovana. E mentre cadevo a terra, i nostri ogri mercenari hanno contrattaccato. E la scena si è trasformata in un bailamme. Ho provato a sgattaiolare al sicuro, pregando di non essere calpestato né, ancor peggio, di essere notato. Ho visto un bruto pieno di cicatrici con il torso a botte abbattere una scimitarra a due mani della lunghezza di una barca a remi sul carro del vivandiere, spaccandolo in due e scagliando i pezzi di legno in tutte le direzioni. Ho visto un ogre buttare un cavallo pietrificato, questo ha tirato su un cavallo e l'ha lanciato, sui poveri Gestveg e Ilfric. Un altro mi ha superato di corsa dando la caccia a Ergo, povero Halfling, ma ha ricevuto il pugno di ferro di Trug dritto in gola. Il colpo è stato così forte che l'ha buttato a terra. Mi ricordo Ulisse, un sicario tileano, che aveva combattuto per anni con Frederico, che si era arrampicato destramente sul relitto di un carro per infilare lo stocco nell'orecchio di un ogre, senza sortire effetti degni di nota. Lasciando la presa sull'elsa, il tileano l'ha presa a calci il più forte possibile e solo quando la lama è uscita dall'altro orecchio dell'ogre, il bruto è cascato a terra lentamente. Mi sono trapassagli il cranio da lato a lato. E solo dopo, perché l'ogre, no, ha questi praticamente neuroni che quando è morto però loro glielo fanno sapere dopo. Quindi lui muore ma lo sa dopo. Tanto va. La battaglia è infuriata a lungo e ben presto la neve si è tinta di rosso. Con vergogna confesso di aver provato a nascondermi persino sotto la neve. Talmente era terrificante il carnaio. Non solo, ma i nostri ogri erano anche notevolmente in inferiorità numerica. Uno di essi mulinellava una grande spada, troppo fine per essere di origine ogre, ma comunque delle dimensioni adatte. Stava tenendo a bada tre attaccanti. Il bruto velato che li guidava era come una forza della natura. Dopo essere stato disarmato da un colpo fortunato, l'ho visto strappare l'assale fasciato di ferro da un carro ribaltato, staccandolo di netto con una sola mano e cominciando a ruotarlo, abbattendo due mercenari prima di dare a un altro un calcio su un ginocchio così forte che lo stivale corazzato gli ha quasi staccato la gamba. Ho gridato. Sembrava che il secondo di Trug, Grutsk, stesse frugando il carro invece di difendere ciò che rimaneva della spedizione. Poi improvvisamente Grutsk ha liberato qualcosa, un grande barile di metallo, e l'ha scagliato con forza a Trug. Trug l'ha afferrato con facilità. Per un istante sono rimasto confuso quando l'ha girato e l'ha puntato al grasso bullo che si faceva largo verso di lui. Ho compreso quello che Trug aveva in bocca. Non era un sigaro, ma uno stoppino. Ha inclinato la testa bruciata, facendo toccare lo stoppino l'esca del cannone annerito che ha sparato con una sonora esplosione. Quello che gli ogri chiamano ruttapiombo. La testa del leader nemico è esplosa in uno spruzzo di sangue e i frammenti di osso sono volati in tutte le direzioni. Il corpo decapitato ha oscillato, rimanendo in piedi per un secondo prima che le ginocchia cedessero e con esse la risolutezza degli ogri attaccanti. Sono balzati sulla neve mentre i lazzi dei nostri orgogliosi mangiamuomini risuonavano loro nelle orecchie. Abbiamo vinto, ma senza la carovana, senza le provviste e senza nessun modo di controllare i bruti,
non posso fare a meno di chiedermi per quanto riusciremo a sopravvivere. E anche per questa puntata di Amarcord è tutto. Vi ricordo che siamo sempre qui per soddisfare le vostre richieste. Potete iscrivervi se lo volete e fatelo fare anche i vostri amici per supportarci, anche un po' per sopportarci alle volte, al nostro canale YouTube Guida Galattica per Modellisti. Attivate la campanellina se volete essere sempre informati di quando pubblichiamo un nuovo video o di quando siamo online in diretta con voi. Ovviamente ci potete contattare alla mail guidagalatticapermodellisti@gmail.com piuttosto che tramite i social. Ci trovate infatti con la pagina Facebook su Facebook Guida Galattica per Modellisti, anche lì ci potete contattare tramite Messenger piuttosto che direttamente al nostro profilo Instagram. Per oggi è tutto, alla prossima puntata. Ciao! Facciamo? Ok, 3, 2, 1.